per Beh, sì, buona, su una cosa siete tranne nella d'accordo. premessa, nella premessa che è chiaro che se lì in prima fila accanto ai leader dei movimenti di sinistra è la mia città, e quindi conosco benissimo quelli che sono in prima fila, è tutta gente dei centri sociali, e se sono lì, se è lì a manifestare, non sarà certamente per andare a prendere la barca o per farsi un giro, è lì chiaramente per manifestare. Vede, se io faccio il consigliere comunale, l'ho fatto, ho anche il ruolo minore, consigliere anche di quartiere, piuttosto che parlamentare, come ho l'onore adesso di fare, e mi trovo a votare in aula delle delibere, delle leggi che hanno dei legami con persone vicine a me o dei legami chiari con me, io sono costretto a uscire dall'aula perché sennò commetto reato. Io credo che questo, nell'indipendenza dei poteri, dovrebbe essere anche nella volontà della magistratura. Non puoi manifestare contro Salvini e poi affidare a questo magistrato la sentenza che va contro la legge dove, di un governo nella quale è il ministro Salvini, che parla proprio dei migranti. Allora, questa è una cosa molto grave quella che è accaduta, non è una cosa che si può sottovalutare, così come è altrettanto grave la sentenza che arriva a Firenze, dove ci sono dei magistrati che addirittura dicono che la Tunisia non è un paese sicuro. Adesso abbiamo magistrati pure che decidono di politica internazionale. Ma dico, stiamo scherzando?